massimo della comodità. Siamo in una nota località turistica che sta cadendo nell'abbandono. Oggi esploriamo un gigantesco albergo fallito molti decenni fa. Sai che forse è meglio passare di qui? Vi do il benvenuto presso Villa Luisa, un albergo che appartiene ai tempi della lira. Secondo me si entra di qua. C'è proprio il sentiero comunque. Siamo dentro. Siamo entrati da quello che sembra un ufficio destinato all'amministrazione dell'albergo. Si vedono poster relativi a qualche vecchia manifestazione sportiva. Questo albergo, il Villa Luisa, venne chiuso nei magici anni 90. Che vecchie ste scale in moquette, che brutte. Comunque è vecchio questo albergo, eh. Di tutto qui dentro. Ah, siamo già nella lavanderia. Bella quella lavatrice. Marca miele, mai vista. Comunque questa era il salone d'ingresso. Che strano che ci sono tutte queste cose ammassate. Una tenda, credo. Quelle tende che si mettono tipo in bagno. Pieno di cose vecchie. E comunque questo albergo negli anni 60-70 era molto rinomato, potremmo dire. E infatti tutti i mobili appartengono più o meno a quell'epoca. E mi sembra che ci siano anche tante fotografie di questo albergo. Comunque questa qui è la reception. Vediamo quante camere ci sono. 59. E comunque gli uccellini hanno fatto i nidi, sì, dove c'erano le chiavi. Bellissima sta cosa. Questo per farvi capire da quanto è abbandonato. E questo qua è il telefono che si collegava alle camere. Mai visto nulla di così vecchio. C'aveva anche la chiave, vedi? Sì. Tutto scassato purtroppo. Olivetti, quanto è vecchio. Campione d'Italia Juventus 83-84. Che vecchia questa tastiera. Dio, neanche tantissimo, avrà 25 anni. Ma questo è l'albergo? Oddio! Cazzo, è quello lì? Sì! Ecco qua, abbiamo la testimonianza. Ah, vedi? E questo è il parco? Sì. Queste comunque sono foto degli anni 80, secondo me. L'albergo, come tutte le strutture alberghiere della zona, viveva grazie alla presenza delle terme, in quanto ogni giorno giungevano qui centinaia di persone da tutta Italia. E comunque qui hanno ammassato veramente di tutto. Andiamo a vedere da questa parte, che è l'ingresso principale, però dobbiamo fare attenzione a non farci vedere. Conviene spegnere le torce, sai. E questo che cos'è? Ma che cos'è? Per asciugare i capelli? Ah sì, sì, sì. Cosa ci fa qua? Adesso andiamo a vedere i piani superiori. Polpa Knorr. Che vecchia. Ah, vedi, le cucine non collegate a questa stanza dove mangiavano. È un albergo veramente grande. Poteva ospitare centinaia di persone contemporaneamente. Ed era meta fissa per molte famiglie che venivano in vacanza qui ogni anno. Inoltre era anche convenzionato con l'INPS, che organizzava ogni anno molti viaggi alle terme. Sembra di osservare rovine di un'epoca molto remota, ma in fondo non sono passati che pochi decenni
Possibile che il declino sia arrivato così improvvisamente? Bellissimo. Questa era la sala dove si mangiava la colazione, il pranzo e la cena. È molto grande. Ma sai che questa forse era la scala di servizio? Credo che le altre siano di là, da quella parte. Decidiamo di andare verso le scale principali, quelle che venivano utilizzate dagli ospiti dell'albergo. Sopra di noi ci sono centinaia e centinaia di camere, alcune utilizzate come rifugio di fortuna da migranti senza fissa dimora. Questo è finto marmo, disegnato. All'epoca non era un albergo sontuoso o di lusso, ma era dignitoso. Venne costruito intorno agli anni 50, in un periodo storico dove il turismo stava nascendo, grazie all'automobile. Ok, qui ci sono le camere. In effetti ha qualcosa di inquietante. Ah, i letti ci sono questa volta. Questo albergo sono rimasti. Però sono veramente messi male. Io non ho idea di quando l'abbandono sia avvenuto. Magari troviamo qualche indizio. Tra poco troveremo un indizio concreto sul periodo dell'abbandono, ovvero un listino prezzi. Ma come ho già detto, l'albergo ha chiuso quando c'era la lira e l'euro era soltanto qualcosa di non ancora ben definito. Qui venivano quelli che venivano in vacanza. Sì. Alle terme, in estate, molto anni 70. La cosa che noto che è molto fastidiosa è che ci sono le porte con il vetro, no? Sì. Non è, è strano, ma una volta si usavano tanto. Guarda l'ascensore. Mi mizzica. Che non deve cadermi la GoPro, se no ciao, come cazzo la recupero lì. Altre camere, veramente minuscole, però questa aveva anche il balcone. Ma che bella. Secondo me queste sono le camere che costavano di meno, perché sono le più piccole. Se andiamo su, secondo me erano più grandi. Uno dei motivi che hanno portato alla chiusura è che non sono mai stati fatti lavori per modernizzare tutto quanto. Le stanze sono praticamente rimaste sempre le stesse per oltre 40 anni. Ah, ecco, sì, si può salire da qua. Madonna, qua che è? Ah, sono gli armadietti dei lavoratori, classico. Oddio, guarda quanti piani. Secondo me comunque qua, per un certo periodo di tempo, sono sicuro al 100% che ci possa una comunità di gente dentro. Soprattutto questa stanza, guarda, c'è proprio il classico materasso appoggiato lì che non ha senso. Un ambiente proprio degradato, proprio al massimo. Qui c'è ancora lo scopino del cesso. Comunque credo di non aver mai visto così tanti alberghi in un solo giorno, anzi forse la prima volta nella mia vita. Vecchio telefono. Però qui c'è un armadietto, un armadio diverso. Diverso dagli altri. Pensate, ancora un cuscino. Salendo nei piani superiori facciamo alcune scoperte. Ad esempio scopriamo che fino a pochi anni fa c'erano delle persone che vivevano all'interno dell'albergo. Inoltre troviamo anche delle ricevute e documenti relativi alla storia dell'albergo. Ah, quante cornette, che belle. Chiusa? Ah no, ok, bloccata. No, era solo incastrata. Comunque qui ci ha dormito qualcuno. Sì. Anno 1993. Prezzi massimi giornalieri. Ah, vedi, costava per persona 70.000 lire. Che non era neanche tanto. 60.000, alta unica, camera abitativa. Equivale a circa 70 euro a notte. Non era proprio economico. Più o meno simile a quello che abbiamo visto prima, a grandi linee. Però stranamente qui è conservato meglio che sotto. Camera numero 29. Vediamo se ci sono i prezzi. Ah, è anche di qua.
Questo costava, no, sempre uguale, però 93. Quindi più o meno, sì, gli anni 90. Comunque è stato abbandonato che era ancora in lire, quello sicuramente. L'anno di abbandono massimo per essere del 99. Sì. Andiamo ancora sopra, secondo me la parte più interessante sono i sotterranei. Qualcuno ha mangiato... Ma è ricchissimo, no, neanche tanto, 2014. Quindi, ma secondo me sono altri esploratori. Oppure, come dicevamo prima, gente che ci abita occasionalmente. Allora, andiamo a vedere ancora sopra. E questo letto antico? Come mai? Incredibile, chissà come mai comunque c'era un letto vecchio qua. Questo non è una stanza, sì, è una stanza, 37. Cioè, proprio da sfigati dormire qua. Oddio! È la stanza verde. Esatto. È ammuffita. Incredibile. Qui hanno spaccato, vedete, tutte le porte per vedere all'interno. Hanno proprio spaccate dandogli una pedata, si vede addirittura il segno. Sì. Guarda. Sì, sì. Tipo nei film, sai, che sfondano le porte. Oh, finalmente dei fogli. Rete di Roma 1985-86, cioè di tutti gli anni. Poi ci sono anche delle vecchie fatture. Oddio, guarda qua. Pensate, questa panetteria forniva il pane all'albergo e queste sono tutte le ricevute e ce n'è migliaia. Cioè, vedi comunque questi alberghi, cioè non è che davano lavoro soltanto all'albergo di sé. Cioè, questo qui che anno è? 86? Ma qui siamo passati a, vedi, a aprile, marzo, 31 marzo, 86. Ogni mese ne consegnava un tot. Chissà se esiste ancora sta panetteria. Cos'è quello? Oh! Oh signore! La foto di... No, una ragazza. Cosa c'è scritto dietro? 074... Non pronunciare l'altra voce, magari è un messaggio strano che poi chiama una bestia. Infatti... Vabbè, c'è una fotografia che magari, boh, è la figlia del proprietario, non lo so. Però vedete, questa parte ha più cose. Tenuta meglio come intorno, guarda. Tenuta meglio proprio in tutto. Anche i letti non li hanno distrutti. E probabilmente apparivano così le stanze fino a pochi anni fa. Come dicevo, qui ci sono chiarissimi segni di gente che ci ha dormito. Possiamo anche capire quando. 2015 è scaduto, quindi sì, ci ha dormito qualcuno per un po'. Dal 2014-2015. No, ma ci sono altre stanze qua. Ci sono altre stanze. Che figo! Guarda che roba! Bellissimo! Ancora un piano! Due piani! Oh, qua ci abitano, mi sa, Adesso? Non lo so. Qua ci sono molti, molti segni di spazzatura. Potrebbe anche esserci qualcuno. Adesso non lo so, magari sono tutte cose di come dicevi te, che per un periodo è stato covo di senza tetto. Ci sono vedi? Le coperte pulite. Guarda lì. Vabbè, addirittura un frigorifero. Guarda, questo è scaduto. Che schifo. Che schifo. E cosa c'è scritto qua?
A Gesù Bambino ha segnato il cammino, sono davanti a te, ci ha insegnato che tutte le creature sono uguali. Non credo che l'abbia fatto il barbone. Vedi, avevano scelto l'ultimo piano perché era quello messo meglio. Comunque assurdo che ci siano tutti questi piani. Pensate che nel paese dove si trova il suddetto albergo, negli anni 90 in poi, hanno chiuso decine di hotel. Erano gli alberghi della dolce vita. C'è ancora un vecchio bicchiere. Pensate che qui hanno soggiornato personaggi come Vittorio Gassman, Ornella Vannoni e tanti altri cantanti ed attrici dell'epoca. Andiamo a vedere il sotterraneo. Un evento storico da annoverare risale all'estate del 1966 e in quella del 67, in quanto qui vicino si svolse la terza e la quarta edizione dello storico Festival Bar, un festival musicale che negli anni 60 era appena all'inizio della sua storia, che ha segnato intere generazioni musicali. Quest'albergo quindi negli anni 60 si trovava al centro degli eventi che hanno segnato quel periodo storico e mai nessuno si sarebbe mai sognato all'epoca una fine come questa. Occhio che c'è la lana di vetro qua. La vecchia caldaia. Che puzza. Vecchio impianto elettrico. Ah, carino. Ambiente vecchio. Vecchio e stantio. Ah, qui c'è la vecchia moquette che si usava molto una volta. Sì, praticamente è il deposito. Volevo ancora guardare da questa parte. Ah no, queste sono le scale di servizio. Questo è il vano ascensore che è allagato. Mamma mia. E l'ascensore è bloccato lì. Guarda. Poi immagino che questo ascensore qui non fosse disponibile, è aperto a tutti. No, penso che potevi accedere con la chiave. Purtroppo non si poteva vedere l'interno dell'ascensore, che secondo me era carino. Volevo ancora vedere le scale. Ci sono delle scale qui che salgono. Devo vedere dove portavano. Semplicemente vai nel giardino. Ah, ok. Vai nella parte esterna. Però noi non usciamo di qua. No, non è comodo. Scendiamo di nuovo giù e usciamo. Finisce così l'esplorazione. Lasciate un mi piace e se ne avete voglia un commento qua sotto. Grazie mille e alla prossima.